Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. In questa puntata di oggi noi ascolteremo alcuni contributi sui temi del lavoro da un lato e della speranza dall'altro, due temi che non sono contrapposti ma che sono in qualche maniera collegati tra loro. Per prima cosa però ascoltiamo le parole che Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, ha pronunciato durante la veglia con e per i lavoratori celebrata martedì 30 aprile presso la chiesa di San Giuseppe in Pescara. Ascoltiamo. Dalle letture che abbiamo ascoltato e dalle prime due testimonianze che ci sono state date, mi viene in mente un pensiero fondamentale, che Dio è fedele, Dio non manca mai dimostrarsi come il Dio buono, il Dio amore, il Dio provvidente. Ha una condizione, la dico la condizione in un gergo un po' paesano, ma rende bene, a condizione che uno ci metta la faccia, cioè che si esponga, che si metta in gioco in prima persona, che sia realmente pronto a giocarsi una partita che è la partita della vita, dove l'impegno personale non può essere sostituito da niente e da nessuno. Tutto questo è fondamento di molta vita cristiana, è fondamento della carità, è fondamento della solidarietà, è fondamento di un'attenzione sempre pronta e vigilante nei confronti degli altri, chiunque essi siano. E chiunque essi rappresentino, e chiunque bussi alla porta della nostra casa e soprattutto alla porta del nostro cuore. Credo che su questo cammino realmente abbiamo tutti molto da imparare e abbiamo molto da comprendere e da verificare. Però c'è un altro aspetto che anche altre volte ho cercato di mettere in evidenza e che sicuramente deve essere dentro il nostro cuore, e cioè aspettarci dagli altri quello che gli altri possono fare e quelli che gli altri debbono fare, particolarmente per chi ha delle responsabilità all'interno di questa società, all'interno del vivere comune, all'interno di gruppi, raggruppamenti, associazioni, realtà belle di bene comune, ognuno è chiamato a dare il proprio meglio, cioè ognuno è chiamato a metterci la faccia, perché altrimenti c'è un movimento nell'andare ma non c'è il movimento nel tornare. Oggi come oggi possiamo scoprire dalle situazioni di crisi tante positività e tanta bellezza di incontro umano,
e di solidarietà, ma abbiamo bisogno anche che chi deve fare il proprio dovere lo compia fino in fondo, senza lamentarci, senza essere piagnoni, senza essere capricciosi, ma con la richiesta nel cuore di avere ciò che è giusto e ciò che la provvidenza mette a disposizione di tutti. La provvidenza è grande, Manzoni direbbe la c'è la provvidenza, sicuramente, ma dobbiamo entrare dentro la logica della provvidenza e dobbiamo entrare dentro la logica di un far sì che questa possa manifestarsi, che questa possa farsi conoscere com'è in realtà e com'è in verità. Resta una parola importante da commentare, che è la pagina del Vangelo di Luca dove Gesù dà da mangiare, quando dice ai discepoli: date loro voi da mangiare. Si devono impegnare, si devono mettere in gioco, si devono mettere la faccia anche loro, ma è compito specifico a chi viene comandato di dare quello che è giusto e quello che è necessario. Gesù risolve il problema con la provvidenza e risolve il problema con la moltiplicazione dei pani, ma resta quella parola: date voi da mangiare, impegnatevi voi, mettetevi voi per primi a cercare la soluzione, mettetevi dentro la storia perché possiate capire ciò che è giusto fare e ciò che non è giusto fare. Voi siete gli ultimi responsabili dentro cui si gioca la grande partita dell'equità, la grande partita della distribuzione piena e totale che possa dar da mangiare a tutti a sazietà, fin tanto che ne avanzano dei pezzi e se ne portano via 12 ceste. Che il Signore ci conceda di vivere in questa tensione, sempre pronti a vivere nella logica del suo amore e nel saper interpretare i suoi segni e la sua potenza e la sua magnificenza, ma ci dia anche la capacità di vivere da cittadini dentro lo Stato, sempre pronti a vivere il nostro impegno e a far sì che questo impegno sia per il bene comune di tutti. E così sia. Sui temi del lavoro e della speranza ci sono le parole del Santo Padre, il Papa Francesco, che nell'udienza generale del 1° maggio ha tra l'altro detto questo: desidero rivolgere a tutti l'invito alla solidarietà e ai responsabili della cosa pubblica l'incoraggiamento a fare ogni sforzo per dare nuovo slancio all'occupazione. Questo significa preoccuparsi per la dignità della persona, ma soprattutto vorrei dire di non perdere la speranza. Anche San Giuseppe ha avuto momenti difficili, ma non ha mai perso la fiducia e ha saputo superarli nella certezza che Dio non ci abbandona. E poi vorrei rivolgermi, ha detto ancora il Papa, in particolare a voi ragazzi e ragazze e a voi giovani. Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, nell'aiuto verso gli altri. Il vostro avvenire dipende anche da come sapete vivere questi preziosi anni della vita. Non abbiate paura dell'impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro,
mantenete viva la speranza, c'è sempre una luce all'orizzonte. Proprio su questo tema noi che in piazza San Pietro c'eravamo abbiamo raccolto la definizione della speranza che ha dato Monsignor Romano Nardin, canonico e parroco della parrocchia di Ghirano di Prata e Villanova di Prata nella diocesi di Vittorio Veneto. Sentiamo che cosa ci ha detto. Con una definizione simpatica è la fantasia della fede. Cioè uno che ha veramente fede cristologica, forte, biblica, diventa capace di inventare modi nuovi di affrontare la vita, di far tanto del bene della vita, di trasformare la vita in una missione. Occorre questa fede e siamo nell'anno della fede. La fede, dico la speranza, è la fantasia della fede. La speranza è la fantasia della fede. Se uno ha una fede autentica diventa anche creatore di opere, di amore, di iniziative a favore dei fratelli più bisognosi. Questa è la speranza. Possiamo dire che quindi è creativa la speranza. La speranza è creativa e il Papa Francesco insiste sempre sulla speranza. Non lasciatevi rubare la speranza, anche nel messaggio di oggi, abbiate speranza. Un messaggio che il Papa ribadisce e che diffonde nel mondo. Il mondo si vede ha bisogno proprio di speranza. E quando c'è Gesù Cristo, nostra speranza, allora le vie di uscita ci sono. Anche nella prova, anche nella sofferenza, anche nella croce. Anzi, Ave Crux Spes Unica. Ti saluto, croce, unica speranza. La croce. Grazie, grazie tante. E con questo è tutto, ci salutiamo qui da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.